Ciao a tutte, video al volo sui regali di San Valentino. Cosa vorrei ricevere io e quindi anche voi magari se avete un po' i gusti simili ai miei. E vabbè, mi sono segnata alcune cosine perché ovviamente li vorrei ricevere, quindi non li ho. Però mi piaceva, ecco, mi faceva piacere condividere con voi un po' di una mia wishlist ipotetica. Ho solo alcune cose di queste cose qui che ho ovviamente comprato io, non mi sono state regalate e che quindi, che però potrebbero essere un'ottima idea regalo. Allora, partiamo da idee ovviamente costosissime che quindi rimarranno proprio nella mia wishlist al momento. Ed è per prima cosa appunto c'è un anello che io ho visto ultimamente su internet perché me lo cioè, voglio farmi realizzare da tempo un anello con una sterlina. Con la sterlina, siccome ne ho una, la volevo far fare dall'orafo. Quindi, ricercando su internet qualche immagine particolare, cioè, ho trovato la nuova collezione di Bulgari, che è proprio un anello con sterlina, bellissimo. Vi metto la foto. Ed è proprio veramente bello perché appunto questa sterlina con l'oro a contrasto della montatura. I prezzi non sono riuscita a trovarli e non sono ovviamente neanche andata a chiedere, comunque per ora rimarrà nella mia wishlist, però potrebbe essere un'idea regalo per San Valentino. Poi passiamo, rimaniamo sempre in tema di gioielli, ovviamente scendiamo di prezzo per di parecchio anche. Un'idea regalo potrebbe essere sicuramente il classico cuoricino di Tiffany, come questo. Io ce l'ho appunto in versione ciondolo con l'anina, che non metto neanche, cioè non metto da diverso tempo, perché ora comunque sto indossando da mesi e mesi questi due ciondolini di Crivelli, che potrebbero essere anche un'altra idea regalo, soprattutto se avete magari ha avuto un bimbo o una bimba. A me piacciono tantissimo. E questi appunto sono della linea Easy di Crivelli. E anche questa potrebbe essere un'idea. E ovviamente questa è in argento invece ed è il classico cuoricino Tiffany intramontabile. Quindi ottima idea regalo. Poi, sempre in tema di gioielli, altro regalo sicuramente graditissimo è il classico bracciale con charms di Troll Bates. Troll Braids, insomma, come si pronuncia? O Pandora. Troll Bates, dovrebbe dirsi. Sì, vabbè, quello. Io vabbè, ho il Troll Bates. Questi sono i ciondolini. Questo me l'ha regalato mio marito alla mia prima festa della mamma. E ho appunto, sto collezionando pian piano tutti i vari ciondolini in varie occasioni. Ho il faro. Il quarzo, una pietra celeste che rappresenta il maschietto, poi ho il simbolo del papà e del bimbo, il cuoricino che mi ha regalato una mia amica e il quarzo rosa che mi sono presa io. E questa anche può essere un'idea regalo carina perché comunque cioè si può partire da piccoli charms, da pochi charms e poi diciamo aumentare pian piano a seconda appunto delle ricorrenze e comprarne poche alla volta. E farcelo come uno appunto più vuole. Beauty, un'idea regalo potrebbe essere un profumo e in particolare ovviamente questo che è il Love Story di Chloé. Ve lo faccio vedere nella confezione, che è bellissima, che è questa qui. Questa in particolare, vabbè, a me piace da morire perché questa me l'ha inviata l'azienda e c'è scritto appunto Happy Valentine's Day Flavia. Non so se riuscite a vederlo, bellissimo. Mi ha fatto tantissimo piacere anche per la letterina che mi hanno scritto. Ed è veramente buono il profumo. Si allontana parecchio dal genere di profumi che porto io, però l'ho provato, su di me non è male. Ed è molto delicato, è composto da appunto fiori d'arancio, gelsomino, che è appunto il fiore della felicità, e cedro, insomma è molto floreale, è molto femminile.
fatto in media regalo, partono più o meno dai 50 euro le confezioni o de parfum, no, beh, trovate ovunque. Poi, vediamo, altra idea regalo potrebbe essere qualcosa dedicata alla casa che non costa tanto. È una cosa che vorrei ricevere, non ve lo nascondo, che non sono ancora riuscita a comprare tra l'altro. Il kit potrebbe essere appunto lo spray fresco e pulito di Bottega Verde, accompagnato in combinazione con l'ammorbidente al mughetto, sempre di Bottega Verde. Io non sapevo avesse realizzato una linea per la casa, e cioè l'ho scoperto da pochissimo qui proprio su YouTube, e hanno parlato benissimo di questi prodotti, quindi sarei curiosa di provarli e mi farebbe piacere riceverli anche a San Valentino, perché che male c'è? Alla fine lo spray appunto è un profumo per tessuti, l'ammorbidente, perché secondo me può essere un'idea carina se non vi state tanto formalizzare. E invece per quanto riguarda sempre il discorso beauty ma make up, un'altra cosa che vorrei provare è il mascara volume maxi al tiglio, sempre di Bottega Verde, che tra l'altro ho visto sul sito essere in offerta in questo periodo. Quindi magari abbinato, non so, a un blush particolare, a un lucidalabbra particolare, oppure a qualche nuovo smaltino della Essie, potrebbe essere carina come idea regalo. Passiamo alla casa. Per quanto riguarda la casa, una cosa che mi manca ancora da quando mi sono trasferita è una sedia per la mia scrivania. Infatti ora prendo la sedia del tavolo, insomma, che ho lì in salone. Però mi piacerebbe ricevere ovviamente una sedia di design, dal design particolare. E una che mi piace tanto, che ho visto su internet, è la Compact Chair della Cartel, che appunto si ispira alle Winston Chair proprio di tipiche inglesi. Siccome casa mia è tutta in stile inglese, secondo me ci potrebbe star bene nei toni comunque chiari del bianco, del celeste, sì, celeste polvere, cielo, ecco quel colore. E quindi questo potrebbe essere un idea regalo. Quindi qualcosa inerente alla casa. Poi, sempre per quanto riguarda discorso casa, ma spendendo sempre notevolmente meno, un'altra cosa che mi piacerebbe ricevere a San Valentino potrebbe essere una tazza. E ne ho viste di carinissime, con tante scritte originali e belle, sempre da Mr. Wonderful, Mr. Wonderful Shop, il sito dove poi vi metto il link. E ci sono appunto tazze bellissime, sempre con frasi un po' motivazionali così, e questa potrebbe essere un'altra idea regalo carina, magari se ne prendono due in combinazione così. Poi io dico, cioè, penso mi seguano ragazze o signore o donne, quindi vi do ispirazioni, vi do idee da rigirare poi a chi vi potrebbe fare regali, ecco. Poi, sempre beauty, un'altra cosa che vorrei ricevere, che altrimenti andrò a comprare io, è il nuovo fondotinta Miracle Cushion di Lancôme, praticamente il fondotinta con la spugnetta che fa, diciamo, lo stesso effetto del fondotinta liquido, ma si stende come un fondotinta in polvere. Questo sono proprio curiosa di provarlo, costa sulla quarantina di euro, l'ho vista a Sephora, lo comprerò se non me lo regalano sicuramente. Passiamo ai libri, e questo è un, diciamo, sono regali sempre dedicate a mamme, quindi mogli, fidanzate, compagne, vi vorrei appunto, avrei voluto ricevere, me lo sono comprato io proprio oggi, quindi ve lo faccio vedere perché è uscito tra l'altro ieri, il libro di Adriana Fusè, di Ricomincio da 4, una blogger appunto, che ha scritto questo libro, Mamma Planner, ero curiosa di leggerlo, potrebbe essere un'idea regalo, e me la sono regalata io, perché comunque me lo sono regalata io. È praticamente tutto un planner per mamme che devono organizzare la settimana, quindi come diventare organizzate, la mia organizzazione, il soggiorno, la cucina,
camera matrimoniale, bagno, e come organizzare al meglio la giornata, riuscire a fare tutto per avere più tempo per te. Carina come idea, secondo me. È facile, cioè bello da sfogliare, anche ci sono una serie di illustrazioni, molto carino, ecco, sono curiosa di leggerlo. E lo potete trovare da Feltrinelli e l'ho pagato 14,90 euro, anche se c'è il 15% di sconto per chi è titolare di carta più e multi più, ed è appunto una novità uscita ieri. Ci sono una serie di trucchi, consigli per risparmiare tempo, ottimizzare gli spazi, vabbè, carino. Un'altra cosa che ho comprato, già che ci sono, è che appunto aspetto ormai Carlotta da un po', ora sto facendo i tracciati, diciamo che siamo arrivati, poi lo scoprirete quando nascerà, ed è l'album del mio bambino. Potrebbe essere un'idea regalo per San Valentino, perché comunque per chi è in attesa questi regali sono sempre graditi, secondo me. E ho preso questo qui, con il peluche qui, ed appunto l'album del mio bambino. Mi piaceva perché, a differenza di altri dove puoi solo scrivere, qui è carino perché puoi inserire anche, ci sono una serie di taschine, vabbè, qua c'è la culla, carrozzina, non ci interessa, ecco qua c'è, ci sono una serie di elementi aggiuntivi. Ecco qui la taschina per mettere la prima ecografia, oppure tutti i segreti dei segni zodiacali, gli altre taschine. Qua si può incollare il giornale che è uscito quel giorno, cioè il giorno della nascita, il libretto di famiglia. È proprio carino, mi piaceva rispetto agli altri. E questo è di Edizioni Gribaudo, l'album del mio bambino, pagato 22 euro. Potrebbe essere un'altra idea regalo. Tema d'amore, proprio sempre amore e famiglia. Un'altra idea regalo carinissima, sempre per la casa, invece, c'è il quadretto di Silvia Tosi. Io la seguivo già da un po' sul web, poi ho avuto modo di vedere tutte le sue creazioni da Biancolatte a Milano. Si chiama Biancolatte, sì. E praticamente poi ne ho parlato sul blog, lei è stata carinissima e sotto Natale mi ha regalato questo quadretto per casa, per la mia nuova casa. Ed è stata veramente carinissima, è stato proprio un regalo apprezzatissimo. E appunto parla della famiglia, ve lo faccio vedere così, poi vi metto il link al post che ho scritto anche. E appunto dice: noi che siamo una famiglia, noi che ridiamo in cucina, noi che siamo casa dolce casa, noi che litighiamo per far subito pace, insomma parla della famiglia. Però lei realizza una serie, tanti quadretti anche più grandi e anche ovviamente personalizzati, quindi potrebbe essere un'idea regalo da fare o da farsi, personalizzata appunto, dove potete far scrivere da lei seguendo determinate tematiche che appunto volete sviluppare, quindi famiglia, amore, bambini, amicizia, quello che volete voi. E sono secondo me stupendi perché sono unici, pezzi unici. E nulla, sono stata abbastanza veloce, credo, no? Vabbè, spero di avervi dato qualche spunto di idea regalo. Questo è veramente stato un video, come al solito, al volo, cioè, sono appena tornata, quindi ho racimolato un po' di idee e un po' di cosine che vi volevo far vedere per darvi qualche spunto, spero interessante. Se avete altre, ovviamente, idee regalo da suggerire, scrivete sempre qui sotto o sui social, come fate già. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!